Cioè, bellezze oggi una location un pochino diversa perché di sotto dove di solito registro ci sono i miei bambini a quest'ora. Ma mi avete fatto una richiesta molto interessante ed effettivamente anche io volevo tornare sull'argomento, ossia i markers fisici che mi dicono la differenza tra uno scheletro maschile e uno scheletro femminile per distinguere gli uni dagli altri. Perché? Perché in Hollywood, quindi Hollywood, celebrità, ma anche personaggi politici, eccetera, ci sono tantissime persone transessuali. Io non ho niente contro i transessuali, però loro stessi lo nascondono, si nascondono. Ma ci sono dei markers fisici che sono fuori dubbio, non sono modificabili attraverso ormoni, attraverso chirurgia plastica, eccetera, eccetera. Questo video lo faccio partendo da un personaggio importante che non nominerò direttamente, ma chiamerò soltanto Big Mike. Prima di parlare di Big Mike, volevo parlare di Joan Rivers, un'attrice famosissima statunitense che è morta nel 2014. Joan Rivers è famosissima, è rimasta famosa specialmente per questa brevissima intervista data in strada che ora vi mostrerò. Avete sentito che cosa ha detto? Era circa l'11 gennaio del 2014 e le è stata fatta questa domanda in occasione, diciamo, della quasi totalità dei 50 stati degli Stati Uniti che avevano aderito alla ufficialità del matrimonio gay, a cui si arriverà totalmente nel 2015, quindi le è stata fatta questa domanda, ma magari avremo anche un presidente gay? E lei ha detto, noi già ce l'abbiamo con Mr. O, perché tutti sappiamo che Michelle is a tranny. E quello dice, cosa? Is a transsexual. Lo sappiamo tutti, it's ok, non c'è niente di male. Che cosa succede? C'è molto scandalo, ovviamente, si cerca di insabbiare. Lo stesso anno Joan Rivers muore. Muore esattamente il 4 settembre del 2014 per delle complicazioni dovute ad una chirurgia molto blanda che lei ha avuto il 28 agosto alla gola, da cui è entrata in coma e non si è mai più risvegliata. Quindi, cospirazione o no, è lei che ha sollevato le prime questioni su Big Mike. Allora, parlerò prima brevemente di nuovo di questi cosiddetti gender markers. Partiamo dal viso. Lo scheletro femminile ha una fronte più rotondeggiante, mentre lo scheletro maschile ha una fronte un po' più, diciamo, a forma di scatola ed è più grande, il teschio dell'uomo è più grande rispetto a quello della donna. Inoltre, noi abbiamo queste palpebre molto, diciamo, aperte e gli occhi, tendono ad essere, verso l'esterno, mentre gli uomini hanno gli occhi più infossati, hanno la palpebra molto più bassa. Infatti, se ci fate caso, anche le drag queen tolgono completamente le loro sopracciglia e se le disegnano se le tatuano molto più in alto. Hanno una struttura del viso più quadrata, anche io ho un viso quadrato, quindi
diciamo, hanno una struttura dentale molto più larga della nostra. La struttura dentale femminile è più stretta, la struttura dentale maschile è più larga. Possono esserci ovviamente delle minime eccezioni, ok? Anch'io ho delle mascelle molto pronunciate, ma sono cose minime. Nell'insieme, ci sono delle cose che fisicamente il mio scheletro non può avere perché è uno scheletro XY. Quindi arco dentale molto pronunciato. Inoltre qua all'altezza appunto delle sopracciglia c'è cioè il cosiddetto brow, cioè le sopracciglia, bridge, ponte delle sopracciglia, cioè nell'uomo è leggermente più bombata questa parte, brow bridge, non è così liscia. Andando giù, scendendo c'è il pomo d'Adamo, che nelle donne ovviamente non c'è. Andando ancora più giù, come potete vedere, la clavicola femminile è a V, è fatta a V, anche se io sto così normalmente, se alzo il braccio si vede di più, no? La forma a V, ma se sto così, lo stesso si vede che le mie clavicole puntano verso l'osso dello sterno. Questa forma a V, mentre negli uomini la clavicola è assolutamente piatta. A che cosa è dovuta questa differenza? Addirittura alla maggiore agilità, praticità delle donne nel prendere in braccio i bambini, nel tenere in braccio i bambini. Quindi vedete come la natura è perfetta. Mentre nell'uomo troviamo questa linea clavicolare assolutamente scendendo abbiamo mani molto grandi, gli uomini hanno le mani più grandi delle donne. Abbiamo una proporzione tra braccio e torso molto più lunga, quindi una donna in piedi il suo braccio arriverà a una certa altezza, solitamente sotto l'anca. Per l'uomo è più lungo, in inglese diciamo longer limbs, quindi braccia più lunghe, gambe più lunghe. Inoltre non c'è la classica figura, diciamo, a clessidra, cioè non ci sono i fianchi. I fianchi sono prettamente femminili. Perché? Perché è l'osso, pubico in sé, diciamo, tutta la parte, delle anche, che è proprio sviluppata diversamente, tutto, l'osso pubico. Quindi le anche, la parte interna, no? Ilio, ischio e pube sono diversi. Perché? Perché nella donna sono fatti proprio in modo da accogliere una gravidanza. Quindi i fianchi degli uomini invece non sono così, non hanno nessuna curvatura, sono fermi, anche perché l'osso appunto del bacino per la donna è fatto per aprirsi. Durante la gravidanza si apre parecchio quell'osso e poi ritorna a posto circa 6 mesi dopo il parto. Quindi nell'uomo abbiamo un busto che va giù diretto e non ci sono fianchi, non ci sono curvature, le gambe sono più lunghe, i piedi sono più grandi. Le spalle sono in genere più robuste, muscolose di loro, anche se ad esempio non facciamo il caso delle nuotatrici, ok? Queste eccezioni. E questi sono bene o male dei markers che danno un'idea piuttosto precisa di chi dice una cosa, ma in realtà ne è un'altra. E datemi retta che quando ci prendete occhio ne noterete parecchi. Ora, volevo farvi vedere qualche altra immagine. Guardate qui. Ok? Scusate, c'è cambio di luminosità. Clavicola assolutamente dritta, perpendicolare. Spalle molto sviluppate. Braccia e mani molto lunghe, occhi infossati, occhi infossati, ok? Arco dentale molto molto largo. Guardateli poi insieme come figura. Lei è più imponente, no? Però dice ci sta, ci sono delle donne, no? Più.
Questa è una di quelle scene, immagini famosissime, in cui proprio si vede qualcosa che dovrebbe essere coperto. Poi si sa che la sua stilista, la veste in modo da proprio farla sembrare il più femminile possibile, con abiti che le cadono sulle spalle in modo da tagliare questa, diciamo, imponenza del torso, è vestita ad hoc. Questa è una immagine pre-everything ed è stata modificata. Prima questa immagine la trovavate diversa. Mi dispiace che la vedete male. Sono stati aggiunti orecchini, sono stati aggiunti capelli lunghi mentre i capelli erano rasati e ne è la prova il fatto che ne esistono varie opzioni di questa foto modificata. Una è quest'altra, in cui il volto appare, però qua hanno aggiunto solo orecchini e allungato i capelli. Ok, questa foto originale dove si vedono due ragazzi non si trova più, è stata censurata. Un'altra immagine. Guardate l'imponenza del deltoide, a prescindere da quanto una persona possa o meno fare esercizio, una donna. Questa è un'altra foto. Vedete? Braccia molto lunghe, un, diciamo, seno quasi inesistente. Non esistono foto di questa persona incinta. Guardate la proporzione, la lunghezza del braccio e qui guardate la grandezza delle mani. Questa mani molto grandi. Ok, una persona è stata uccisa per aver detto queste cose, no? Quindi qualcosa ci sarà da nascondere, ovviamente. Hollywood, quando io parlo di Hollywood, non parlo solo ovviamente delle celebrità, anche loro, ma parlo anche di NASA, parlo anche di presidenti, di politiche, parlo di un sistema. L'ho spiegato da dove viene la parola Hollywood, viene da Holly Tree. Holly Tree è l'agrifoglio, Hollywood è il legno dell'agrifoglio. Il legno dell'agrifoglio era usato in tutte le religioni pagane, specialmente celtiche, per fabbricare bacchette magiche e utensili magici per, appunto, in inglese si dice casting spells, quindi per fare gli incantesimi, quindi Hollywood, il legno di agrifoglio. Per farvi altri esempi ancora, di cui ho parlato in un altro mio video, quello che ho nominato Astri Erranti, vi parlo di Victoria's Secret. Qual è il segreto di Victoria? È che da sempre, da prima di fare il coming out, con la prima modella transessuale brasiliana, quelle modelle altissime, molte erano uomini. Vi faccio un esempio di quello che sto dicendo. Mi dispiace che non la vedete bene, comunque si vede benissimo un volto molto maschile con occhi infossati, mascella e mento molto pronunciati, probabilmente arcata dentale molto larga, collo coperto
probabilmente per coprire il pomo d'Adamo, molte modelle indossano questa specie di grandi collari come ornamento. Mani grandissime intorno ai fianchi, braccia, gambe lunghissime. Vedete che manca completamente il punto vita, va giù dritta e poi ci sono queste cosce molto muscolose. Questa è l'originale, prima modella transessuale di Victoria's Secret. Vedete di che cosa sto parlando? Braccia molto lunghe, non vedo molta differenza con tutte le altre, con parecchie altre, a parte quando fanno sfilare Heidi Klum e quant'altro. Quindi vedete gambe molto possenti, molto lunghe, un punto vita assente, clavicola perpendicolare, braccia molto lunghe. Zigomi molto pronunciati, brow bridge qui si vede chiaramente questo brow bridge. E guardate, clavicole completamente perpendicolari. E questo è quello di cui vi sto parlando. Mi avevate chiesto di approfondire l'argomento e sono andata in grande. Vediamo se ho altri esempi di queste modelle per darvi un'idea. No, forse le ho sul mio telefono con cui sto registrando. Ok, quindi tenete in mente questi markers e cominciate ad osservare. Dobbiamo cominciare ad aprire gli occhi su tante cose. Sto preparando dei video molto importanti, ma in questi giorni sono in fermo, diciamo, perché ho un bambino che sta poco bene, quindi non ho potuto registrare, ma i video sono pronti. Ok, quindi a breve dei video molto forti. Grazie bellezze, grazie per essere stati con me, spero che questo video vi sia d'aiuto nel nostro processo di risveglio e di liberazione mentale da tutta quella che è questa gabbia e questo martellamento che è su tutti i fronti, è davvero su tutti i fronti. Grazie stelle, baci da Nirvana.